però viene eletta con 8.000 preferenze al Comune di Roma nelle liste Fratelli d'Italia e mostra, certo, 25 aprile. E mostra questo cartello, certo, perché quello che avete ottenuto è quello che avete ottenuto con l'antifascismo, che non è la contrarietà a un regime che non esiste più, ma è un'ideologia che, come che è stata illustrata, ma perfettamente è la nostra storia, da Marcucci. Il 25 aprile, no, il 25 aprile come viene inteso oggi, ma, con la brigata ebraica, per esempio, la, che la viene cacciata in Italia. La resistenza l'hanno fatta prima dei comunisti, l'hanno fatta i liberali e i cattolici, alcuni dei quali sono stati sterminati dai comunisti. I, e queste liberali, cose non si possono dire a vent'anni, quindi piantatela con questa menata ideologica. I socialisti, gli azionisti, tutta l'Italia, certo, democratica, certo, ha fatto la resistenza. Posso dire una cosa? Tutti dobbiamo festeggiare il 25 aprile. Ti posso dire una cosa, con rispetto, sai che sei un ospite gradito qui. Io penso che francamente oggi nel 2021, solo sul 25 aprile, l'interpretazione del 25 aprile, non la consento la mia trasmissione. Ho dei nonni che hanno fatto la resistenza, non la consento, fine. Se uno non c'è un limite a tutto, secondo me. Tutti gli italiani. No, ma non c'è, se voi volete parlare seriamente delle cose, allora si contesta, si può mettere tutto in discussione. Perché, tutto perché in discussione? Io ho detto una cosa molto precisa sul 25 aprile e sull'antifascismo. Io ho detto che l'antifascismo è un'ideologia, non è la contrarietà a un regime, non è di che è parte, stata portata tutti avanti. Tutti gli italiani sentono il 25 aprile, non è una è festa di parte. È stata trasformata in una cosa di parte. È alla base della Costituzione, non è un'ideologia. Allora, Marcello, voi. Sentiamo un attimo Marcello, che è stato molto educatamente attaciuto molto a lui. State rispondendo a una cosa che io non ho detto. Se me la lasciate ridire, forse riuscite allora, a capirla. Allora, chiariamola. Il 25 aprile è una festa degli italiani. Allora, il 25 aprile è una festa nazionale che nessuno mette in dubbio, va bene? C'è una visione ideologica che si chiama antifascismo, che a mio parere non è la contrarietà al regime fascista, ma è nel tempo la parola antifascismo è diventata espressione di un'ideologia che trasforma il nemico in fascista, lo scusa di essere presentabile, e poi esclude chiunque non la pensi come lui dal dibattito civile, che è esattamente quello che sta succedendo qui. Ma no, non è che sto dicendo, stai facendo che il dibattito, stai parlando da un quarto d'ora. Voglio fare una precisazione. Marcello Sorgi, però, ragazzi. Voglio fare una precisazione. Posso aspettare un attimo, Marcucci, dare la parola.